Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Fame Chimica. Nel video di oggi parleremo di una bevanda che conoscono tutti, anche se difficilmente sorseggiandola si pensa alla chimica. Parleremo infatti della birra e spiegheremo sia a che cosa è dovuto il suo sapore, sia a che cosa è dovuta la formazione della sua caratteristica schiuma. Le principali cause dei caratteristici sapori dei diversi tipi di birra sono i composti organici che si creano durante il processo di birrificazione e che si trasformano durante la fermentazione. Prima di approfondire, però, è necessario accennare al processo di fermentazione che porta alla creazione della birra stessa. Per prima cosa, l'orzo viene maltato, sostanzialmente viene bagnato, fatto germogliare e successivamente viene essiccato. Più alta la temperatura di essiccamento, più il malto d'orzo risulterà scuro e tostato. Successivamente viene macinato in un mulino, in modo tale da rompere il guscio e rendere gli zuccheri e gli amidi più accessibili agli enzimi contenuti nei grani. Una volta macinato, si esegue l'ammostamento in acqua calda a temperatura e pH controllati, nel quale tutti gli zuccheri contenuti nel malto vengono estratti dagli enzimi e portati in soluzione producendo il mosto, un liquido dolce e ricco di zuccheri. Successivamente si esegue il cosiddetto sparge, in cui le trebbie d'orzo, ormai esauste, vengono lavate e ripulite dagli zuccheri, ed il mosto viene filtrato e reso limpido. La fase successiva è la bollitura, dove vengono aggiunti i luppoli ed il mosto viene sterilizzato. L'aggiunta dei luppoli, nella prima fase della bollitura, è responsabile del sapore amaro della birra, mentre l'aggiunta, nella fase finale, è responsabile dell'aroma e del gusto luppolato. Dopodiché, il mosto viene raffreddato rapidamente, i luppoli vengono filtrati e il mosto viene trasferito nel tino di fermentazione, dove viene aggiunto il lievito, che oltre a trasformare gli zuccheri in alcol etilico e anidride carbonica, sviluppa una miriade di composti organici responsabili del gusto finale della birra, come gli esteri, gli alcoli superiori, il diacetile e altri composti fenolici. Una volta terminata la fermentazione, la birra viene filtrata dal lievito, imbottigliata e lasciata maturare a bassa temperatura per periodi di tempo variabili a seconda dello stile. Il luppolo che viene aggiunto è essenziale per il caratteristico sapore amaro della birra. Al suo interno infatti si trovano i cosiddetti acidi alfa, ad esempio l'umulone, un acido organico che si trova appunto nella resina del luppolo maturo. Questi acidi alfa durante il processo di bollitura isomerizzano, andando a formare i cosiddetti acidi isoalfa, come ad esempio l'iso-umulone. Questi composti sono più solubili e sono responsabili dell'amaro della birra. Ovviamente per produrre birre più amare serviranno luppoli con quantità maggiori di acidi alfa al proprio interno, e viceversa. All'interno del luppolo si trovano anche altri composti organici, detti acidi beta, un esempio di acido beta è il lupulone, che però sono insolubili e non vengono isomerizzati, contribuendo in minima parte al sapore amaro della birra. Mentre gli acidi alfa forniscono sapore amaro alla birra, gli oli essenziali contenuti all'interno del luppolo sono invece responsabili dell'aroma e del sapore luppolato. Tuttavia, essendo molto volatili, evaporano in parte durante la bollitura, e per rimediare a questo, in alcuni stili di birra come la IPA, il luppolo viene aggiunto anche durante la fase di fermentazione, in una fase detta di dry hopping, per far sì che la birra si riempia di oli essenziali in modo da enfatizzare l'aroma ed il gusto del luppolo. Sebbene ne esistano di tantissimi tipi, i principali oli essenziali che si trovano all'interno del luppolo sono 4: umulene, mircene, cariofillene e farnesene. Tra questi, i più comuni sono l'umulene, che è responsabile dei sapori speziati, caratteristici dei luppoli più nobili, e il mircene, che è responsabile del sapore fruttato e tipico dei luppoli americani. Meno conosciuti invece sono il cariofillene e il farnesene, che tuttavia contribuiscono al sapore in modo molto significativo. Un'altra classe di composti organici responsabili del sapore della birra è quella degli esteri, che si sviluppano durante la fermentazione. Sono presenti in quantità che variano a seconda del tipo di birra e di fermentazione. Le lager, ad esempio, ne contengono concentrazioni minime, mentre nelle pale ale si trovano comunemente in concentrazioni significative. Gli esteri si formano attraverso la reazione tra acidi organici presenti nella birra e l'alcol etilico, reazione che è catalizzata da una molecola chiamata acetilcoenzima A e che viene creata dal lievito in fermentazione. Essendo anch'essi composti molto volatili, sono responsabili degli aromi fruttati nelle birre e la loro concentrazione varia notevolmente a seconda delle condizioni operative mantenute durante la preparazione, che sono il pH, la temperatura, ma perfino l'agitazione della miscela. Bene, finito questo mini focus sui responsabili del sapore dei diversi tipi di birra, passiamo ora a parlare della schiuma, tanto amata e tanto odiata, che rappresenta una caratteristica peculiare di ogni tipo di birra. La schiuma che si forma in cima al bicchiere di birra è prodotta ovviamente da bolle di gas, gas che nella maggior parte dei casi è anidride carbonica. Diciamo nella maggior parte dei casi perché in alcuni tipi di birra, ad esempio nella Guinness, la schiuma è formata da bolle di azoto, ma di questo ne parleremo più avanti. Le proprietà schiumogene sono molto influenzate dai lipidi e dalle proteine che sono presenti nella birra come conseguenza del processo fermentativo o sono introdotte successivamente durante il consumo.
All'apertura della bottiglia, l'anidride carbonica, che non è più in equilibrio con l'ambiente esterno, viene rilasciata rapidamente tendendo di nuovo allo stato gassoso, perché il liquido ne contiene una quantità superiore a quella che può trattenere. La velocità con cui ciò si verifica fa sì che il gas in soluzione si liberi con una rapida formazione di schiuma. La formazione delle bolle tuttavia non è spontanea, ma le molecole di gas necessitano di qualcosa su cui fissarsi, di un luogo in cui aggregarsi finché non sono in quantità sufficiente per creare una bolla. I punti di aggregazione sono detti siti di nucleazione e possono essere minuscoli granelli di polvere presenti nel liquido o addirittura imperfezioni sulla superficie del bicchiere. Nei laboratori della Moët Chandon è stato addirittura dimostrato come, versando uno champagne in bicchieri precedentemente lavati con tecniche particolari, non venisse prodotta alcuna bollicina, come accade con un vino fermo. Ecco, immaginate le bolle come se fossero rivestite da una sottile pellicola elastica formata principalmente dalle proteine contenute nel malto. Proteine che sono molto idrofobiche, ossia non stanno bene in acqua, e che assicurano una grande viscosità e una grande tensione superficiale. Beh, la schiuma risulta stabile solo in presenza di queste sostanze tensioattive. Altre bevande gassate, l'esempio più classico è lo champagne, non contengono queste proteine e non posseggono queste caratteristiche tipiche della birra, per cui la loro schiuma tende a collassare dopo pochi secondi. Il collasso della schiuma è costituito da tre fasi: una prima fase, che è governata principalmente dalla forza di gravità, una seconda fase, che è chiamata di consolidamento, mentre nella terza fase è presente un sottile strato di schiuma residua che porta alla coalescenza delle bolle. In poche parole, le bolle più piccole tendono ad unirsi alle più grandi, che man mano esplodono, facendo collassare definitivamente la schiuma. La tenuta della schiuma è un parametro misurabile attraverso un'analisi di laboratorio denominata NIVE, dove si misura il tempo di decadimento della schiuma in un bicchiere standard. Ovviamente più alto il tempo e maggiore sarà la qualità della schiuma. Altro indice di qualità invece è la finezza della schiuma, data dalla dimensione delle bolle che la formano e dalla loro uniformità. Su una schiuma uniforme e densa è quasi impossibile notare delle bolle di grandi dimensioni. Gli elementi che contribuiscono alla produzione della schiuma nella birra sono quindi le proteine contenute nel mosto, ma anche i residui di lievito, il malto ed il luppolo utilizzati. Maggiore il quantitativo di malto utilizzato, tanto sarà più alto il livello delle proteine contenute e di conseguenza il livello degli aminoacidi, che determinano la corposità della schiuma. Il luppolo invece è responsabile dell'elasticità e della resistenza delle bolle. Più alto è il livello di resistenza della pellicola delle bolle, più la schiuma ha un elevato grado di densità e di tenuta. Come abbiamo accennato poco fa, la formazione della schiuma invece è diversa nella Guinness. La Guinness si distingue dalle altre birre perché non contiene solo anidride carbonica, ma contiene anche il 71% circa di azoto. Viene utilizzato azoto soprattutto per due motivi. Il primo è che così le birre possono essere conservate anche ad alte pressioni grazie all'utilizzo di fusti in metallo. Il secondo vantaggio invece è legato alla bassa solubilità dell'azoto, che comporta una sua bassa concentrazione in soluzione e una piccola dimensione delle bolle, il che fa sì che il meccanismo di nucleazione sia molto più lento che in birre chiare e champagne, ed ha come risultato la formazione di una schiuma più densa e cremosa e dal sapore meno acido. Lo svantaggio dato dall'utilizzo di azoto è la mancanza di formazione spontanea della schiuma e la necessità quindi di un'iniziazione. Esistono tre metodi di iniziazione. Nel primo, che è utilizzato da fine anni 50, vi sono due linee collegate al barile, ovvero un cilindro contenente azoto e anidride carbonica premescolati e uno spillatore. Sfruttando l'equazione di Bernoulli, la pressione cala quando la birra passa nei tubi, permettendo alle microbolle esistenti di espandersi. Inoltre nella birra viene indotto un fenomeno chiamato cavitazione, che porta alla formazione di una schiuma densa e cremosa. Nel secondo metodo invece viene utilizzata una sfera galleggiante piena di azoto all'interno di una scatola chiusa, come può essere la lattina. Una volta aperta la lattina, l'equilibrio viene rotto e la sfera galleggiante, che si chiama widget e che può avere anche forme diverse da una sfera, rilascia azoto da piccoli fori presenti sulla sua superficie, portando alla formazione della moltitudine di bollicine che creano la schiuma densa e cremosa. L'ultimo metodo invece è quello del cosiddetto surger. Il surger è un dispositivo elettronico composto da un piatto metallico che produce ultrasuoni. Prima di tutto la birra è posta sul piatto. Schiacciando un pulsante, le variazioni di pressione dovute agli ultrasuoni creano la schiuma quasi all'istante. L'ultimo caso che andiamo ad affrontare è relativo a un fatto osservabile nella Guinness, ossia il movimento verso il basso delle bolle. Se ci pensate, solitamente il gas tende a muoversi verso l'alto, invece qui no. Questo problema è stato risolto recentemente da matematici irlandesi. Per riuscire a comprendere come questo avviene, prima di tutto ricordate che il movimento di ogni bolla esercita una forza di attrito sul liquido intorno a sé. Adesso immaginate cosa succederebbe se ci fosse una regione di liquido che contiene meno bolle, come ad esempio vicino al muro di una pinta di vetro, e di conseguenza una regione con un numero maggiore di bolle, al centro del bicchiere. L'attrito sarà più alto nella regione dove la densità di bolle è maggiore, ossia al centro del bicchiere, e questo crea uno squilibrio che porta alla formazione del pattern circolatorio in cui il gas fluisce verso l'alto al centro del bicchiere e verso il basso sui lati esterni.
Questo è esattamente ciò che si può osservare in una pinta di Guinness. Le bolle infatti inizialmente sono distribuite uniformemente nel liquido, ma la forma del bicchiere fa sì che la loro distribuzione cambi. In un cilindro perfetto, infatti, le bolle si alzerebbero semplicemente tutte insieme. Ma immaginate ora un contenitore che è più stretto in fondo e più largo in cima, proprio come una pinta di birra. Le bolle tenderanno a salire verticalmente, ma dato che il bicchiere si allarga, ad un certo punto continueranno a salire verticalmente al centro, mentre ai lati si alzeranno con una traiettoria avente un certo angolo. Si crea quindi questa regione a bassa densità di bolle vicino alle pareti del bicchiere, mentre al centro le bolle avranno densità maggiore. Questo dà vita al circolo osservato. L'effetto scoperto non è nuovo alla fisica, ma nella teoria della sedimentazione è conosciuto come effetto Boycott. È stato osservato per la prima volta nei test di tubi contenenti cellule del sangue, quando è stato scoperto che i tempi di sedimentazione potevano essere ridotti significativamente inclinando i tubi per i test. I matematici irlandesi hanno poi creato un modello computerizzato per spiegare in dettaglio il comportamento delle bolle nella Guinness, e il modello sembra confermare in pieno la loro ipotesi. Bene, questo era tutto, questa era la chimica delle schiume nella birra e dei componenti che danno sapore alla birra, e speriamo che vi sia piaciuto. Vi aspettiamo come sempre al prossimo video qui su Fame Chimica. Ciao!